Innanzitutto, perché questo titolo? Ricordati da dove nasce e qual è il ragionamento che ti ha portato a dare questo titolo? Niente, microfono. Pare che non funzioni. Si sente? Sì, sì, sì. No, ma non dovete dirlo qua, è là. Là in fondo sentite? Sì. Sì. Meno male. Orecchio per rimanere. Dunque c'è una, il titolo mi ha affascinato questo perché è una, un'espressione che molto intensa ma che può essere anche interpretata in modo diverso. Ricordati di vivere, io ho trovato il libro di Goethe, il quale a sua volta finge di averlo, che è uno dei protagonisti del suo romanzo, giovanile, il Meister, la storia di un giovane tedesco che cerca se stesso, un giovane borghese, non ricco, in una società feudale segnata ancora dalle barriere di classe tra aristocratici e il resto dei cittadini, cerca la sua strada, vari modi, la compie delle esperienze teatrali, poi prende stato, vari lavori. E questa coscienza un po' infelice, un tipico giovane romantico fine Settecento, si batte in una dei cippi che si trovano nelle strade su cui sta scritto Memento, vivere, ricordati di vivere, una cosa che colpisce molto e mi sembra quasi un'illuminazione che riguarda lo stesso. Cioè innanzitutto bisogna vivere, non preoccuparsi della propria ascesa sociale, della carriera e quant'altro, ma vivere intensamente la vita che ci è data, perché la vita è una sola e certamente vale la pena di viverla fino in fondo. E in Goethe questo ha un'accentuazione quasi, tra virgolette, pagana, perché Memento vivere, ricordati di vivere, lo legge quasi in contrapposizione con quello che era un motivo tipico dell'educazione cristiana, Memento mori, ricordati che dovrai morire, che per la verità non è soltanto dei cristiani, perché quella era un'espressione che viene dal paganesimo, che attraversa due civilizzazioni, quella pagana e quella cristiana, e in entrambe Goethe preferisce rintracciare il filo di chi la vita l'ha voluta vivere nella sua pienezza di possibilità, di impegno, di fatica, di lavoro, ma anche di entusiasmo, di gioia, di piacere. E mi è sembrato adatto a una lunga esperienza che ormai alle spalle. E poi c'è un doppio significato che accennavo prima. Perché da una parte cosa di vivere per me ha significato a un certo punto, quando ero ragazzo di 20 anni come Guglielmo Meister, ha significato, beh, non è che basta quello che l'ambiente, la società del mio tempo, parlo degli anni 60, 70, mi spinge a fare. A Milano si diceva che tre cose erano importanti, il mestiere, la moglie e la macchina. Era un po' un retaggio degli anni precedenti ed era una visione un po' ristretta della vita, no? Rispetto a questo, la politica a me parve abbastanza presto, prima dei 20 anni, mi parve un modo di dare senso alla vita, di darle un significato, di fare parte di una storia e non soltanto della propria vicenda personale. In qualche modo quindi un invito a uscire da se stessi, dai propri limiti, dalle angustie del privato. Poi dopo più di 20 anni di esperienza politica, di appagamenti, di entrati sottotitoli, le gioie, i successi, non è la no,
No, ho guidato l'aereo. Hai visto? È bastato qualche esperienza, insomma, non ho insistito. Quindi aveva questa, mi è sembrato un invito a uscire appunto dai propri limiti, dalla dimensione puramente privata, impegnarsi, come si diceva all'epoca, l'engagement, no, dato dagli esistenzialisti francesi, e poi io l'ho fatto. Dopo però, compimento della lunga esperienza, perché ho cominciato molto presto, ma anche finito presto, avevo 48-49 anni quando ho smesso, ha assunto un significato un po' diverso, cioè il ricordati di vivere è diventato al contrario un recupero. Dopo tanti anni di esposizione pubblica, di vita di partito, di esperienze politiche, di esperienza di governo, di totale identificazione della mia vita con la vita politica, ricordati di vivere mi è sembrato di riacchiappare l'ultima parte dell'esistenza, bene prezioso, i valori di una dimensione anche tutta personale, tutta privata. Ho riscoperto la vastità del privato, che è poi la dimensione nella quale il 90% delle persone è immersa. Anch'io avrei voluto ribattezzare il Partito Socialista, perché capivo che dopo quello che era accaduto nel 92-93, con le inchieste di Mani Pulite a Milano prima, poi estese in tutta Italia, a Tangentopoli prima milanese, poi nazionale, che coinvolse tutti i partiti di governo e praticamente li distrusse, perché li screditò agli occhi di milioni e milioni di cittadini, stracciarono le teste se ne avevano una di partito, la buttarono, oppure nutrirono quasi un rancore, o comunque una profonda delusione nei confronti dei partiti, vedendo che in questi partiti poi c'erano stati arricchimenti, c'erano state ruberie, malversazioni di tutti i generi. Naturalmente una parte era vera, una parte più gonfiata ad arte, certamente furono condannati anche dei colpevoli, ma furono anche condannati o assolti tanti innocenti che però magari nel frattempo si sono fatti 3 mesi o 6 mesi di galera, sputtanati su tutti i giornali, su tutti i telegiornali. Ogni edizione per 2 anni di un telegiornale era un bollettino di guerra. Arrestato, arrestato l'assessore, arrestato il consigliere, arrestato il presidente, si è dato la fuga, si è suicidato. In 18 mesi ci sono stati 35.000 avvisi di garanzia per il finanziamento illecito dei partiti. Improvvisamente la magistratura aveva scoperto ciò che tutti sapevano da sempre, cioè che i partiti si finanziavano anche illecitamente. In alcuni casi erano donazioni spontanee dell'imprenditore, in molti casi erano tangenti che i politici versavano agli imprenditori o viceversa, gli imprenditori versavano ai politici in conseguenza di gare d'appalto magari pilotate, orientate, se non truccate. Il sistema era certamente, aveva un'ampia dose di corruzione, molto meno di quella che però c'è oggi. Siamo sicuri? Quella di allora? Beh, non è che lo dico io, lo dicono i procuratori in generale. Adesso non si dà più l'enfasi che si è data in quel momento, perché creare lo stesso sistema che si creò all'epoca per dare un'area di rinnovamento sarebbe più deleterio che altro. Si giungerebbe laddove non si vuole arrivare, cioè la gente potrebbe sbiellare completamente ad arrivare addirittura alla rivoluzione armata, perché fatto il primo passo è andata male, il secondo passo è andata male, il terzo passo ci ritroviamo allo stesso punto. Scusi, tutto sta... cambia per non cambiare nulla alla fine. Lei mi ha contraddetto, però adesso mi sta dando ragione. Lei sta dicendo che non si può fare di svelare come stanno davvero le cose, se no qui succede un macello. Ma è per questo che adesso è più bassa, ma non perché non sia elevata quanto prima. Io ho detto che è più vasta di prima, non bassa. Ah, non l'ho capito mai. È 10 volte quella che c'era prima. Secondo le denunce dei procuratori generali all'inaugurazione dell'anno giudiziario, che si c'era in tutti i distretti giudiziari d'Italia, in ogni anno, nel mese di gennaio per lo più, secondo le denunce unanime, la corruzione secondo alcuni è 5 volte più grande di quello che era 20 anni fa,
secondo altri 10 volte più grande. Ma queste cose, ma no, lascia stare gli applausi, per amore, dai. Nessuno dice. Questo l'hai chiamato. C'è da piangere. Ci sarebbe da piangere, da applaudire. Ma poi anche gli studi che sono stati fatti. Ma lo stesso Di Pietro, non che sia la fonte della verità, per amor del cielo, ma lo stesso Di Pietro ogni volta che appare in televisione dice che adesso è molto peggio di prima, di quello che lui scoprì. Ma perché questo colossale, gigantesco errore che fu in definitiva l'operazione Mani Pulite? Non è che lo dico io, dammi una copia del libro. Ma quando parlo di Godelli, non è che lo dico io. Chi è che fu il capo della procura di Milano? Chi era il capo della procura di Milano all'epoca? Francesco Saverio Borrelli. C'è pure qualche sopravvissuto. Allora, nel ventennale di Mani Pulite, Francesco Saverio Borrelli, al tempo procuratore capo a Milano, guida del pool Mani Pulite, disse letteralmente: chiedo scusa per il disastro seguito a Mani Pulite. Non valeva la pena di buttare il mondo precedente, cioè il nostro, per cadere in quello attuale. Se l'autore di Mani Pulite dice questo, non è che ci possono essere dei dubbi, non è che lo dico io perché sono socialista o quell'altro perché è liberale, eccetera, eccetera. Lo dice chi è l'autore principale di quella repressione giudiziaria. Si concretò, come dicevo, in 35.000 avvisi di garanzia per il reato di finanziamento illecito ai partiti in pochi mesi, in 18 mesi. 35.000 avvisi di garanzia, più di 3.000 arrestati, 500 parlamentari, per la metà in totale sono 1.000, quindi uno su due venne messo sotto inchiesta. Decine di ex ministri e di ministri in carica, tra i quali io stesso ero in carica, e per concludere la bellezza di 7 ex primi ministri messi sotto inchiesta. Questa è la più colossale operazione di polizia giudiziaria che sia mai stata fatta in Italia. Non è quella contro il terrorismo, contro la mafia, ma quella contro i politici della Prima Repubblica. E difatti quelli che adesso così rivendono criticamente quello che è accaduto, penso un bravo giornalista come Marco da Milano che scrive sull'Espresso, ha scritto un libro che si chiama Eutanasia di un potere, perché secondo lui in definitiva lui ritiene che la classe politica della Prima Repubblica si sia lasciata uccidere, non abbia opposto resistenza. Io penso che il giudizio sia sbagliato, perché non c'è stata una eutanasia, cioè non è che noi ci siamo suicidati, penso che noi siamo stati uccisi. L'onorevole Mattei lo diceva prima, è stato uno dei politici che negli anni 80 si è battuto anche con un referendum contro il nucleare. Qui a Taranto c'è la contrapposizione molto netta tra lavoro e ambiente. E allora io chiedo all'onorevole Mattei, a una persona che è presa di cultura riformista, quale può essere la scelta tra un riformista, un autentico riformista quale egli è, deve compiere di fronte a questa tragica, terribile, secondo me anacronistica e anche medievale contrapposizione. E qual è la posizione che un riformista deve poter avere, deve poter esprimere rispetto a se viene prima il lavoro o se viene prima la vita? Perché su questo tema, su questa contrapposizione, in molti si sono esercitati, ma io credo che l'originalità della questione tarantina avrebbe necessitato in questo momento più che altrove forse di una degna e considerevole cultura di stampo riformista. Io credo che ci siano dei tarantini, la prima volta in vita mia sono andato, quindi scusate la mia ignoranza, stamattina qualche cosa l'ho preso, anche al pomeriggio, anche stasera, molto gradito l'intervento. Vanni Nindi, che è stato uno squarcio sulla vita a Taranto, sull'esperienza tarantina, che è stato per me di insegnamento.
penso che ce ne siano molti che pensano che si possono conciliare il lavoro con le ambienti. In molte parti del mondo la conciliazione è riuscita. Penso che anche in Puglia, a Taranto, ci siano politici che lavorano. Non voglio fare io il provveduto ignaro il primo della classe. Penso che la priorità, come ovvio, sia quella di salvare la vita. Poi ci sarà qualcuno che contesta anche i risultati di tante inchieste o di tanti esami clinici che accertano la responsabilità dell'ILVA nel produrre tossici e veleni. Ci sarà qualcuno che contesta, però credo che la maggioranza sia l'idea che comincia ad essere pericolo reale, non è che sia un'invenzione di alcuni ambientalisti fanatici. Questo è un errore che qui spesso incadiamo, no? Avrebbe dovuto metterci in guardia già Gesù. O porte tutti scandali venia, vedete che scandali accadono, no? Sfocano, smascherano tante situazioni di marcio, o malate, o di malaffare, o comunque di gravi danni procurati all'umanità. Quindi è bene che gli scandali accadano, piuttosto che ma ciò si manca sepolto come nella terra dei fuochi in campagna, dove pare abbiano servito tonnellate e tonnellate di metalli tossici, dominando vaste porzioni di territorio. Non è solo Taranto che vive queste situazioni, nessuno è avvenuto, hanno stabilito nessi tra l'inquinamento della terra a causa di rifiuti sepolti in luoghi appropriati e malattie. Sorgenze, sviluppo di tumori e quant'altro. Questa è una delle grandi questioni.